Al di là di questo noi dobbiamo dare continuità, no? Ai nostri risultati. Io credo che stiamo lavorando nella maniera giusta, siamo consapevoli delle difficoltà che andiamo a trovare, perché il Bari è una squadra costruita per vincere, una squadra costruita con dei ottimi giocatori, grande pubblico e speriamo di far bene. L'euforia va bene, ma con i piedi per terra, con l'umiltà. Se si pensa di aver raggiunto qualsiasi qualcosa, siamo appena alla settima di campionato. Noi abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di proseguire per la nostra strada, che è quella giusta, con cattiveria agonistica, intendo dire, e anche nel capire che ci sono partite da saperla prendere. Domani, essere spavaldi a me non mi piace, però consapevole anche della nostra forza, ma anche vogliosi di dare continuità a quello che dobbiamo fare, ecco. È ovvio, devo vedere un attimino come giocano loro, insomma, è quello. Domani abbiamo preparato due tipi di situazioni per vedere un attimino. D'altronde io ancora non so come giocano loro, però al di là di questo noi sappiamo come dobbiamo giocare, ecco. Però sono due giocatori che possono partire dall'inizio anche a partita iniziata. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare e sono convinto che domani l'approccio deve essere bello, importante, perché andiamo a incontrare veramente una squadra in un campo per noi difficile. Io vorrei solo che i miei ragazzi siano consapevoli di questo, poi il resto è noia, insomma. No, non bevo la birra. Proprio l'altro giorno ho visto Gualdo, la finale Pescara-Gualdo, lì è la finale che l'Avellino ha vinto. Ho visto quanta gente c'era, insomma. Noi appena 300, l'Avellino in 15.000. Insomma, al di là di questo io credo che il nostro pubblico sia stato il migliore in campo domenica scorsa, sabato scorso. E ci segue, io sono convinto che si faranno sentire più dei 15.000 che saranno di là.